Salve ragazzi, sono io Mr. Tyke e benvenuti a questa terza puntata del Commodpack Vols. Niente ragazzi, mi scuso personalmente per il ritardo in tutte queste puntate, ma diciamo, ho installato un server in casa e sono stato soltanto a programmare in questi giorni, quindi mi sono abbastanza incasinato. Cosa ottimo questo server, così almeno riesco a mettere in upload i video senza lasciare il computer acceso. E sì, voi direte, vabbè, il server è sempre un computer, ok, però quel server lì mi gestisce tutta la rete di casa, quindi ho, diciamo, riesco a camuffare i consumi. Niente, introdotto, diciamo, con questa piccola premessa, sono un po' raffreddato. Eravamo rimasti, diciamo, all'esplorazione della miniera e al Paxel. Ok, io vediamo un po' cosa avevo lasciato dentro il fo dentro la sì, dentro il forno, dentro la cassa, iron e copper, ok. Ci servirà della pelle per fare i cavi in tin. Adesso stavo un pochettino rispolverando praticamente gli items che ci sono, gli items e i blocchi che ci sono in Minecraft, nel modpack Vaults, e diciamo avevo intenzione di cominciare a fare i primi gruppi di energia, perché in questo modpack, non so se già l'avevo detto, esiste una sola energia elettrica, non esistono svariate, vabbè, oltre alla redstone, che comunque quella è una cosa a parte. Tin ne abbiamo, copper ne abbiamo, ferro ne abbiamo. Allora adesso bisogna andare alla ricerca di qualche bacchetta e con il creeper. Vieni qua, stronzo, vieni. Non esplode, vieni qua. Se esplodi ti ammazzo. Cioè, praticamente tu muori. Ecco. Ma vaffanculo. Stavo parlando e mi sono perso. Scusate le parolacce, ragazzi. Ecco. Mi sono distratto mentre parlavo. Allora, niente, allora facciamo un pochettino di legna. Se già non l'avevamo fatta, se ne abbiamo un po'. No, forse ci basta. Per fare un mini recinto e trovare delle vacche. Se non sbaglio già le avevamo trovate. Così almeno, frecce, perfetto. Così almeno possiamo radunare delle vacche e fare un piccolo allevamento, ecco, sfuggiva. Dopo un po' che non fai video, ti vengono, diciamo, i vuoti di memoria, ecco. Allora, qua c'erano delle vacche qua intorno, ma se non abbiamo grano non facciamo proprio un bel niente, niente, allora per l'allevamento facciamo dopo, continuiamo ad andare in miniera. E penso che nella prossima puntata, se ce la faremo, se ce la faccio, vi troverete già la casa bella pronta, così almeno possiamo cominciare a posizionare i primi elementi, tutto il resto, che questo rifugio mi ha già stufato. Ok, scendiamo ancora in miniera, andiamo a esplorare. Dov'era la miniera? Eccola lì. Ah, devo fare anche le scale, me l'ho dimenticato. Vabbè, faremo tutto dopo. Oh, stavo cadendo. Ecco qua, tin, si servirà molto tin e soprattutto copper. Tin per le batterie e i cavi, il copper anche per fare il motore e via dicendo. Tutte cose che vedremo sicuramente o in questa o nella prossima puntata. Ecco, raccogliamo subito i minerali, non ce li lasciamo. Tin, ecco. Ah, è vero, poi devo andare a prendere il silver che mi aveva ricordato Totten98 in un commento sul primo video, che avevo lasciato, diciamo, avevamo preso il primo carbone, ecco. Quindi mi devo ricordare di andare a prendere il silver. Quanto farò? Bene, bene. Iniziare, perfetto. Cercherò adesso, ragazzi, non ve lo prometto, di fare circa un video al giorno, massimo un video ogni 2 giorni, così almeno ci portiamo avanti col lavoro, perché avevo una gran voglia di fare questo video, ma ci avevo il tempo rubato proprio dal server. Copper c'è anche, perfetto. Bene, bene, bene. Maledizione, il mio naso è tappato. Silver. Totten, questa volta l'ho visto, eh. Ok, sembra che non ci sia più niente. Ecco, ho dimenticato questo. Perfetto.
un po' di cobble, meglio che me la tengo, sennò non posso farla a casa. Niente, poi dovremo scendere anche nel canyon a ripulire, visto che lì c'era un po' di minerali. E niente, allora esploriamo la miniera. Qua c'è del carbone che ci servirà per il primo generatore a carbone. Quindi ce ne servirà molto. Ce ne servirà perché così almeno produrremo la corrente inizialmente dal carbone. Vabbè, non so se prenderlo tutto perché sennò qua ci siamo fino a domani. Tutto il carbone sappiamo che è qui. Vabbè, troppo, ce n'è. Lo prendiamo dopo. Ok, copper. Non mi ricordo più com'era la miniera per questo. Minerali, vabbè, lassù c'è il ferro che per il momento ne abbiamo abbastanza. Oh, quello qui, silver. Con la spada! Ce n'è ancora. Io non vedo niente. Comunque, pensiamoci un'altra torcia, no? Ok, non c'è niente. Qua c'è altro silver. Silver per il momento non so cosa serve. Adesso poi dovrò andare a leggere. E vi spiegherò magari nella prossima puntata se mi ricordo. Tin. Oh porca vacca, oh, ma sempre più in profondità devo andare. Ecco, errore. Se c'era della lava. Se, è improbabile che ci sia stato. Che ci fosse della lava. Ecco, i larvi. Però se c'era, addio. Avevo già finito. Oh, copper. Sì, abbiamo fatto già abbastanza il pieno. Io poi ragazzi, come vi dicevo, nella prossima puntata se ce la faccio, vengo a pulirmi un po' qua di coble. Ho lasciato anche la torcia, vabbè, te lo lascio per ricordo. Un po' di cobblestone così almeno posso farmi la casa, quindi non farò niente di che. Comunque poi vi spiegherò tutto quanto, quindi non penso che ci siano problemi. Magari dopo mentre renderizzo questo video magari comincio a farla, ecco. Così almeno non vi lagga a voi e almeno subisco io tutto il lag. Ah no, questo non posso romperlo, ci vogliono le attrezzi di ferro. Altro errore. Se le faceva anche da pala, eh? Sì, non c'è una testa, si è chiusa tutta. Sì, ciao, ciao, ciao. Allora, torcia, place a torch. Oh, mamma mia, quanti minerali, dai, i primi minerali. Allora, abbiamo detto che ci serve tutto questo per fare un generatore di energia elettrica a carbone, quindi un coil generator, una battery box che serve per immagazzinare l'energia prodotta dal coil generator, quindi l'energia in più, quindi non quella consumata diciamo, l'energia che non viene consumata deve essere stoccata nelle batterie, dai, come nella vita reale, ecco. E poi una fornace elettrica che sarà più veloce della fornace normale e quindi diciamo è più rapida. Stop. Ecco. Andiamoci di pulire sta roba lì. Non so se per voi il video è troppo scuro, io riesco ancora a vedere, poi comunque magari su YouTube me lo riguardo e vedo se è troppo scuro, così almeno la prossima volta magari piazzerò qualche torcia in più. Non vi preoccupate, se avete consigli scrivete tranquillamente nei commenti, saranno tutti quanti letti da me personalmente. E adesso qua non ci vedo più io però. Ok. Silver, non curiosi questo silver.
più niente. Oh, che coppa. Basta. Ok. Oh, ma quanta roba c'è, porca vacca. Sta a vedere che poi quando ci serve non la troviamo, eh. Altro Paxel, altro giro. Ok. Carbone, non ti tocco neanche, che so che sei infinito là sotto. Facciamo un bel lavoro così evito di scenderci. Tac. Quando mi mettono male la montagna vado a momento, ovvio. Sto notando che il copper è sempre vicino al ferro. Poi boh, sarà una mia impressione, ma mi sa che vicino al ferro c'è sempre questo copper. Tieni, perfetto, che dobbiamo fare molti cavi. E ci serve. Beh, qua poi dopo ci passo così almeno spiano tutto quanto. Quando devo venire a prendere la... Ah, copper. Quando devo venire a prendere la cobble, la pietra. E non so se vi avevo già detto di tenere il gioco possibilmente in inglese, perché con questi modpack delle volte quando si mettono i linguaggi in italiano, il vostro linguaggio preferito, si bugga, non va più bene. Wow, cos'è sta roba? Pezziamo un po' di torce e prendiamolo. Cos'è? Vediamo un po' come si chiama. Ah, platino! Ok, platinum, perfetto. Chissà cosa servirà, boh, è la prima volta che lo vedo. E piano piano scopriremo questo modpack, ragazzi. E questo è il bello. Ok. Platino, bene, bene. Penso che sia abbastanza raro, almeno. Se è come nella realtà è abbastanza raro. Poi faremo una miniera anche a livelli più bassi, così almeno vedremo se riusciamo a ricavare qualche diamante. Comunque, diciamo, nel modpack il diamante passa quasi in secondo piano. Comunque, diciamo, resta sempre un elemento. Un elemento comunque abbastanza raro. Silver. Sì, ma. Ecco, è finito. Voilà, così almeno. Saliamo su e scarichiamo tutto. Più niente, sembra. Dimentico qualcosa, ragazzi, ricordatemelo. Ok. E abbiamo ripulito, diciamo, i primi minerali essenziali ce li abbiamo, anche se, diciamo, la miniera l'ho esplorata un po' da cretino, ecco. E un po' al volo, lo so, siete liberi di criticarmi. Niente, allora risaliamo su l'oro, ecco, va raccolto l'oro, ricordiamocelo. Anzi, qua ci mettiamo un bel point, che sennò poi me lo dimentico anche. Oro. Oh! Ah, vaffanculo. Vabbè, ecco, già lì, perfetto. Oro! Ok, eccolo qui. Torniamo indietro, credo che già ci siano mob in giro da tutte le parti che mi hanno già cerchiato la carta. Ah, poi ma qua non ci sono andato. Vabbè, già che ci siamo qua possiamo andare a pulire al volo. Tanto non credo che ci sia tanta roba. E fu così che non uscì più dall'altra miniera, perché trovo tanti ricchi minerali. Veramente? Guarda! E la leggenda divenne realtà. Ma guarda quanta... Basta, non parlo più perché sennò... Allora, è così che... fu così che trovò un diamante, dai. Qua non mi ascolta però, eh. Anzi, sono proprio finite. Porco Giuda, porta sfiga. Ok. E niente, qua non c'è più niente. Ciao, me ne vado, carbone, ciao. Saliamo. Ah, devo fare anche 6 scale, vabbè, allora penso che da qua lo prenderò. Così
Puliamo un po' queste scale. Sì, qua io ogni volta per risalire ci metto sempre un... Cioè, alla fine le scale le sto facendo da qua. Ui! So già che mi cadrà addosso, quindi... Reaper, facciamo il giro della casa. Ciao Creeper, ciao ciao ciao. Allora, io vado a dormire. Ah, ci sono troppi mostri in giro, perfetto, complimenti. Quindi scarica. Allora, mettiamoci qua che sennò si vedono zombie qua mi comincia a scassare la porta. E la porta a me mi costa cara. Allora. Tin, copper, ferro, silver. Ah, devo andare a raccogliere silver che mamma ha detto totte, no vabbè fa niente, dai. Carbone, bene, carbone ne abbiamo poco, ne abbiamo raccolto tanto, convinto che ne avessimo un po' di più, fa niente, poi lo raccoglieremo, magari lo raccoglierò adesso nel frattempo che costruirò la casa. Niente ragazzi, allora, sì, abbiamo anche del delle frecce e dei semi. Allora, come ho già detto, sì, stavo parlando. Come ho già detto, allora vado a raccogliere della cobble e comincio a gettare le basi, diciamo, per una prima struttura. Ah, devo anche mangiare, non me ne ero accorto. Perché non me l'avete detto? Ecco. Comincio a gettare le basi per la prima casa e poi magari il resto lo faremo assieme. Però, diciamo, per evitarvi rogni inutili anche di andare a raccogliere il carbone, che ci stiamo 2 ore, e farò tutto quanto io nel video. Ecco, poi comunque vi terrò reso conto, così almeno non vi lascio perdere niente. O magari posso fare anche un video, vediamo, magari faccio un video in secondo piano che non è, cioè, così. Vedremo, dai, un pochettino. Adesso metto a renderizzare questo e poi man mano decido. Ok. Bene ragazzi, vi ringrazio per la visualizzazione o per la visione, visto che mi correggono in continuazione. Niente, vi lascio da Mr. Tech, è tutto e ciao a tutti ragazzi.